TV. Ciao a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata speciale dal Rifugio Bindesi di Balconi TV Trento. Io sono Jenny e oggi sono qui in compagnia di Eravamo Sunday Drivers. Vi lascio con il loro brano Stati Soli. Buon ascolto. Andare avanti e camminare ancora, vale la pena non fermarsi nonostante l'ora. Ma dove siamo finiti? Da dove siamo partiti? Sappiamo dove andiamo, sappiamo sempre chi siamo. Le convinzioni di un tempo quando non avevamo la sicurezza che saremmo stati sempre nuovi. E per fortuna purtroppo saremmo stati soli. Ma ora chi realmente siamo? Domani è un altro giorno e chissà chi saremo. Il mostro dentro casa, un razzo della NASA. Ma se non ci ascoltiamo, non rispettiamo chi siamo. Faremo sempre gli stessi sbagli che facevamo. Vita dinamica, vita in cui noi non siamo automi. Ma per fortuna purtroppo saremmo stati. Senza mio flusso di coscienza, mio flusso di coscienza, mio flusso di coscienza. Senza mio flusso di coscienza, mio flusso di coscienza, mio flusso di coscienza. Vale la pena di essere stati soli. 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 Grazie ragazzi, grazie Federico, tu eri alla keyboards e alla voce, vuoi presentarsi gli altri componenti? Allora sì, abbiamo alla chitarra il vecchio del nostro gruppo che è Alessandro Vaccari, 45 anni ieri, alla batteria, auguri, alla batteria abbiamo il mitico Fabrizio Rettieri, appena laureato batterista al CDM, un bel applauso, grazie ragazzi, e al basso invece abbiamo Don Gengino, Andrea La Ganga, il principe di Trento, principe di via Cavour. Poi al trombone c'è il nostro uomo di peso proprio della band, simpaticone Giacomo Coser al trombone. Daldino. E poi Daldino, banda di Aldeno. E poi alla tromba abbiamo il bello del gruppo che è Federico Rai, che se ne va, che se ne andrà. Dove se ne andrà? Se ne andrà in Germania a studiare medicina e andrà in un ospedale psichiatrico. Esatto. Come pazzesco. Ah, ok. No, hanno fatto finta che vai lì per lavoro. In realtà. Esatto. Okay. Come vi siete conosciuti? Da quanto suonate insieme? Ci siamo conosciuti al liceo, eravamo ancora in quattro, io, Andrea, Alessandro e Fabrizio, ci mancavano i fiati, e ci siamo conosciuti al liceo con l'assemblea spettacolo, era nata per scherzo, poi invece siamo andati avanti, abbiamo inserito anche i nostri due fiati che hanno aumentato notevolmente le qualità del gruppo.
E da quanto, cioè, dove suonate di solito? Trentino o anche Trentino, fuori? Solitamente in Trentino, però qualche volta siamo riusciti anche a spostarci fuori regione, anche fuori dall'Italia, una volta su in Austria. È stato bello, sempre bello. No, bello, bello, davvero. Esci. L'esperienza più bella che avete avuto? Ce ne sono tante, a dire la verità. Abbiamo il Rainfest organizzato dall'aria, che è stato fantastico. Sì, sì, sì. Poi, vabbè, tanti concerti a Trento, l'Owl Festival, l'Accademia, insomma. Birrificio Retia, bravissima. Sì. Quest'anno bello, è stato bello. Abbiamo avuto un settembre bello pieno e bello, con concerti molto soddisfacenti. Con un'ottima risposta. Avete già qualche CD distribuito in giro? Abbiamo due dischi all'attivo. Abbiamo il primo Buongiorno Mondo di un po' di anni fa e poi Dentro Casa, che ha compiuto un anno qualche mese fa. Esatto. Quindi... siamo molto contenti che anche del successo che hanno avuto, soprattutto in Trentino, ovviamente. E averli potuti fare anche. Esatto. Insomma. Poi ci potete trovare anche su Spotify, su Facebook, su SoundCloud, su YouTube con qualche video. Un po' dappertutto. Ai concerti, ovviamente. Ai concerti. Come riuscite a scrivere e a mettere insieme i vostri brani? Solitamente si parte da un'idea proprio semplicissima, una linea melodica, un riff di chitarra che a ognuno può venire in mente qualcosa e poi insieme in sala prove mettiamo tutto. Ognuno mette il suo strumento, poi lo mettiamo, esatto, lo guardiamo assieme. Poi i testi li scrive il nostro batterista Fabrizio, che è poeta di secondo Fabrizio Rove. Leopardi. Fabrizio Leopardi, detto. Qualche particolarità sui componenti del gruppo? Chi è il più burlone? Il più... Beh, il più burlone indubbiamente il nostro Giacomo Cose. Giacomone! Se volete vi racconterò una barzelletta anche. A pari merito con Hai Alessandro Vaccari. No. Sempre solo secondo contro di te. E il più composto? Il più composto, beh, l'unico che ha libri sull'eleganza nel vestire è il Don Gangino. Don Gangino, quindi... Oggi lo vedete con una scarpa un po' fuori dall'ordinario. Io noto però... il calzino. Ci ha dovuto uniformare al resto del gruppo. Volete aggiungere qualcos'altro? Vi lasciamo così. No, niente, seguiteci. Venite ai concerti. Venite ai concerti. Adesso faremo una piccola pausa perché se ne va il nostro bomber, ma prossimamente ne sentirete ancora parlare. Usciranno i nuovi pezzi. Cambierete il nuovo nome dopo? Dai, saremo. Cambiamo tempo verbale. Va bene, noi vi ringraziamo di essere venuti a trovarci qui a Balcone TV Trento. Da casa, mi raccomando, continuate a seguirci, guardate anche le nostre varie piattaforme online. Un ringraziamento all'area e al Rifugio Bindesi. Ciao. Ciao. Back in ETV.